L'arcipelago delle Galapagos è costituito da 13 isole ed è abitato da numerose specie animali e vegetali. Esse sono un vero e proprio laboratorio di biodiversità, dove la combinazione di evoluzione e selezione naturale ha portato a una grande varietà in uno spazio relativamente piccolo. L'elemento fondamentale è la separazione, in quanto l'oceano rende difficile il passaggio tra isole quando non si è in grado di nuotare o volare. Quindi un animale che per caso riesce a colonizzare un'isola può iniziare un nuovo capitolo della storia dell'evoluzione, sviluppando caratteristiche diverse da quelle della popolazione originaria da cui proviene. La situazione è simile a quella che avviene quando rivedete dopo un anno il vostro migliore amico delle vacanze estive, che inevitabilmente sembra un po' cambiato. Nel fenomeno della speciazione, due organismi arrivano a diversificarsi talmente tanto da diventare geneticamente distinti, in termini di sottospecie o addirittura di specie. Nelle Galapagos, questo fenomeno ha riguardato le iguane e le testuggini, diverse sia da quelle della terraferma che tra quelle che abitano le varie isole, che costituiscono ormai delle vere barriere geografiche. Similmente, al largo delle coste scozzesi, i topi di St. Kilda sono diventati nel tempo molto più grandi dei propri progenitori che hanno colonizzato per caso questo arcipelago. Questo è stato possibile perché essi hanno trovato spazio ecologico grazie all'assenza di predatori e di competizione per il cibo.